stato io, d'accordo, per il preside. Di scarabocchiati, sciupati, per non parlare delle salive, Però, è più bella la classica di moda. Abbiamo più spazio, possiamo giocare, saltare, correre, liberare la nostra energia per fare tutti gli spazi. Grandiale! Ora attacchiamo liberamente tutti i nostri manifesti. La classe diventa a nostra misura come se fosse una biblioteca. Piace anche a me così vuota. Si potrebbe mettere sul fondo una corretta, così per fare riciclassi lo scambuto, patatine fritte. Nella composto, ragazzi, che cosa dite se troviamo un angolo per dare male dal cortile? Il somaro ce l'abbiamo già, vedi Andrea? Sì, e anche la vera. Ragazzi, smettetela! Armando, scusi, ma il preside non potrà mica pensare di far stare i ragazzi e i miei colleghi per 5 ore senza biblioteca? Ma certamente no, prof! Ora restite in biblioteca lo spazio per tutti e tutti. Ah, meno male, meglio così. Ragazzi, facciamo l'appello. No. Arieti? Presente. Risolti? Presente. Panini? Presente. Daini? Presente. Emelini? Presente. Bagiani? Presente. Bufi? Presente. Iena? Io sono sempre. Pecori? Presente. Misteri? Io sono! Questa non è una farsa, è uno zoo. Ragazzi, lo fate come ci so, sto leggendo l'elenco e registro. Si fa prima a contarci, chi manca? Come fai a rispondere chi si manca? È vero, non ci avevo pensato. Prof, mi si crede in culo, stai sui piedi. Si fa te al cusino. Lo voglio anch'io. Fa anch'io! Su, ragazzi, non fare capricci, tra un po' ci scoprirete in biblioteca. Allora, se vuoi sapere che serve... Anche istrici, meglio così. Almeno per oggi non ci fuggirà. Ma come sei venuto? Ma che spanto? Non vedo lui. Era bravissimo al treno, secondo me l'ha mangiato. Anche tu sei tutto forte. No! Vai, basta! Guarda, che è successo? Io mi sento tranquillo. No! Non fate più stare qui! Questa non è una scuola! Detto, finisci le tasse, non essere rotto. No! Volentieri, Roberto, che ti ha detto il preside? Ma niente!
niente, voleva vedere come faceva la zanzara. Non è vero, non ce la faccio. Sì, sì. No, ma abbiamo fatto un patto. Quanto? Se no fai un'istruzione, se non viene il sistema allergia. Possiamo aiutarlo, prof. Non potete, dovete. Mi scusi, lei è la nuova bibliotecaria? Sì, sono stata assunta da una settimana. Piacere ragazzi, mi chiamo Ordinata Scaffali, vedova Libretti. Non avrei potuto fare altro nella vita. Scusi, ma qual è il settore biblioteca dove ci sono i libri che parlano di scienze, ma soprattutto di energia, per fare questa ricerca? Ragazzi, scusate, io mi sento un attimo, vado in bagno. Vada pure, professoressa, si prenda pure un caffè. Le ragazze vanno, sono state per bene, eh? Sì, sì. Arrivederci, prof. Funziona la parte. Questo è vedi il settore italiano artificiale? Ecco, in alto sono catalogati testi che mi interessano. Ma sono troppi in alto, come facciamo a prenderli? C'è una scala apposta appoggiata alla porta d'ingresso. Ci salgo io, mi piace scalare le voci. Purtroppo ragazzi, non posso aiutarvi. Ci adorerà le ginocchia! D'altro ne è guardato. Voglio andare io, lo sapete, vero? Che praticosi tra cultura artistica. Sono bravissima la tratta, e non per vanto, beh, ma sono campionessa provinciale. Ma mi dispiace! Ma la professoressa ha detto che la ricerca la devo fare io, quindi devo io. E poi avete visto come volo, eh? Oddio, che volo! L'ho cercato per tutta la scuola. Perché siete in biblioteca? È una storia lunga, poi te la spieghiamo. Come mai l'ho battuta a terra? Nello scaleo e ha battuto la testa. Chiamiamo l'ambulanza! È uscita un attimo, doveva andare in bagno. Ma non si è mai insegnato che per prima cosa quando si entra in luogo si saluta? Mi scusi, non l'avevo vista. Buongiorno! Perdonato, buongiorno anche a te. Non preoccuparti, Angelo, non è nulla. Ho solo finta, magari si è addormentato. Non me sta sognando le funzioni azzurre. Secondo me sta sognando di uscire con tutti i miei gattini. È innamorato come un gatto in amore. Quando parla di lei mi miagola. Ragazzi, io riesco ad entrare nei sogni degli altri. Davvero? E come fai? Ora le faccio vedere. In questo momento sta leggendo un testo in biblioteca. Cosa c'è scritto? Mi pare di capire. La conquista del fuoco avviene circa 1,7 milioni di anni fa, da parte dell'Homo erectus. Probabilmente per caso, grazie ad un albero incendiato da un fulmine. Che paura! Potenza le risorse del cervello.
vero, la prof è stata 3 mesi a aspettare la preistoria. Ma la prof è che non si è mai. Secondo me aveva un disturbo intestinale. Può essere per gli enti, se sarebbe andato di sera a mangiare del pesce con i colleghi. Ragazzi, cosa è successo? Perché siete tutti qua? Poi te la chiediamo. E Roberto, cosa ci fai in casa? Sto dormendo. Sistemiamo sulla poltrona, prende freddo. Ma no, lasciatelo stare, sta sognando. Come fai a sapere che sogna? Come dire tutto di Letta, che è una sensitiva. Dimmi, Diletta, cosa sogna adesso? In questo istante sta sfogliando le pagine che illustrano l'energia nella Grecia antica. No, non mi dite che era proprio greco. Ho studiato le proprietà elettriche dell'anno. Ma cosa hai capito? L'ambra è una resina fossile che viene spiegata anche altri pezzi di materia. Come sono emozionata! Il grande filosofo venuto da Milano mi permette di abbracciarla. Di lei hanno parlato tutti. Mi auguro in modo positivo. In maniera entusiastica sia Platone sia Aristotele. Che rodo! Sapete ragazzi, io sono laureata in filosofia antica e in letteratura classica. Come sono felice! Grazie signora! Ora sono in prossima. Non c'è più.
vogliamo. Per me è dialetto incomprensibile. Mi spiego meglio. Questo movimento mi induce. E all'opera e produce suoi effetti. E al tempo stesso, distante, è già venuto, è passato. Signora Aristotele, potrebbe essere più specifico. Il movimento è la presenza convergente di energia e dinamis. Noi siamo ragazzi. Uso un linguaggio più comprensibile. Il movimento mi induce. È l'opera che produce suoi effetti. Al tempo stesso, distante, è già venuto, è passato. Bush. Sì, buon Natale! Non si potrebbe cambiare sogno? Sono d'accordo, ci penso io. Si fanno le cose. Avete ragione, scusate. Allora dicevo...
Dica che andava in qua. Secondo me non ci sono i bagni alla turca. Con un buco gigantesco e ci cascano dentro. Mi meraviglio, la prof ha detto che andava in bagno e non si è più rivista. Ora la bibliotecaria. Secondo voi, io, auto di casa, ho le portature dei Stati Uniti d'America, scienziato ed egregio scacchista, posso stare con gli studenti canditi? Perché lei non la fa mai. Certo che sì. Ora mi sono stufato ed è scorso. Guarda un attimo, arrivo. Ehi, mio Leonardo allora fu il primo a scoprire le potenze.
potenziali applicazioni dell'elettricità. No, signora Gioconda, scade il sogno, lei è free, di un'altra epoca. Per piacere, vada via, stavo guardando un attimo. Che vuol dire questo discorso? Io entro quando mi pare, i sogni sono sogni. Ho dovuto
Antonio Rieti!
Francesca Rossi! Thank you.